Ludovica. Ciao a tutti. Allora, Ludovica sembrerebbe che ha già un bellissimo colore, in effetti, perché ha dei bei capelli. Sembra. Ma in realtà oggi andiamo a fare una cosa un po' particolare, Stefano. Assolutamente. Andremo a esaltare quello che è un contrasto del suo biondo con l'ombreggiature, del lancio del nostro blonde ombre. Sì, perché nel biondo, come in tutti i colori del resto, ma nel biondo si vede ancora di più l'aspetto di dare una sfumatura che sia naturale, che parta da una base, come vedete, come lei è natura, naturale, fredda, e vada poi mano a mano a sfumarsi verso un biondo molto aperto, molto platino e soprattutto molto chiaro, perché lei piace questo biondo, giusto Ludovica? Ha studiato bene. Ha studiato bene, attento, perfetto. Ludovica sa molto bene quello che vuole. All'interno dei saloni, una delle problematiche grosse da risolvere per quello che riguarda i biondi è eliminare tutti i contrasti dorati e ombreggiature che danno su rifressature verdastre con il nostro veramente splendido prodotto, che ci permette di ottenere delle ombreggiature chiaroscuro molto naturali senza far sì che si viri a un'altra tonalità. Infatti il blonde ombre, eccolo qua, il nostro protagonista, è il prodotto che ci garantisce questi tre aspetti di cui ha parlato adesso Stefano. Il primo aspetto, poter fare il lavoro di ombra, perciò di scuritura, quindi di definizione del biondo, collegando sulla sua base naturale, mentre faccio le sfere. Il secondo aspetto importante è quello naturale. Le bionde tendono a volere un colore di base freddo, non caldo. Poi le lunghezze possono, giusto, lo dire, ci dà ragione, grazie. La terza cosa importantissima di cui ha parlato ancora Stefano è che non deve virare. Noi sappiamo, se mettiamo un colore freddo direttamente su capelli come questi, un colore scuro, questo è un livello 7 che ci va a ricreare la sua base naturale dove noi vogliamo, potrebbe virare, Stefano, giusto? Se lo faccio con un colore normale potrebbe andare verso il rosso, oppure se assolutamente freddo, sorprende per la tenuta, per il riflesso freddo che mantiene sul biondo, e anche quando nei mesi degrada rimane naturale e non ci dà problemi per le schiariture successive, quando Ludovica tornerà a fare altre schiariture. Sì, bravo oggi. Ah, ok, va bene. In più un prodotto che contiene acido ialuronico, giusto? Sì. All'interno di questo prodotto. Perciò ancora le performance del prodotto verranno ancora amplificate ulteriormente. Prima di procedere con l'applicazione di Blonde Ombre, utilizziamo Color Pro, che ci permette di proteggere il capello durante l'applicazione. Il Color Pro, peraltro, è un prodotto che si può usare anche dopo, lo vedremo prima dell'asciugatura, ma in questa fase ci permette, soprattutto se lui ha lunghezze e punte, di andare a mettere delle sostanze protettive, dei polimeri che fanno sì che quando devo lavorare con un prodotto tecnico il capello sia protetto e reagisca nel modo migliore. Questi sono i procedimenti molto importanti da eseguire all'interno del salone per avere un ottimo risultato, ok? Molto tecnico. Quanto è importante, Stefano, un concetto di mettere in mano ai ragazzi, ai tuoi collaboratori, un prodotto che ti faccia lavorare sicuro? Soprattutto sul biondo, no? È indispensabile, è un prodotto che dà e ottiene profondità, effetti gaggianti per un contrasto naturale nei biondi. Vedete la precisione con cui Davide ha preparato Ludovica? In realtà è venuto uno al posto mio a farla. Abbiamo fatto un po' di disegni. E è molto importante e indispensabile avere la pulizia in qualsiasi lavoro che noi eseguiamo, per un ottimo risultato finale. Sì, però ricordatevi sempre, quando si prepara un colore ci si mettono i guanti. Cosa dici, che non lo fai mai? Non lo fai solo per il video. Vabbè, dai, fammici credere. Quindi, si utilizza un attivatore a 5 volumi e il prodotto si miscela 1 più 2, perciò in questo caso metterò 40 grammi di attivatore a 5 volumi, eccolo qua, e 20 grammi di blonde ombre. Ecco fatto. Lo misceliamo. Ovviamente il prodotto è stato pensato per essere utilizzato durante le schiariture. Perciò cosa vuol dire? Mentre farò le schiariture con il prodotto decolorante, il nostro blonde 7, utilizziamo questo sempre nelle cartine, perciò la densità è fatta in modo che voi lo possiate, i tecnici, i coloristi lo possono usare agevolmente per tutto
il percorso della tecnica di colore che andiamo a fare. Ok, allora adesso utilizziamo come schiarente la nostra nuova Blonde 7. Anche questa si miscelano a due, ragazzi. Volumi bassi nella decolorazione, rispettiamo i capelli, è molto importante. Il dosaggio è fondamentale, un tecnico è come uno chef, deve dosare gli ingredienti in maniera eccellente. Questo ci garantisce un risultato super. Quindi, Blonde 7, vedete che ha un pigmento grigio all'interno. Questa è una tecnologia che viene utilizzata proprio per andare ad avere un controcolore anti-giallo. Il giallo. Giallo? Ecco. Giallo no, eh. Esatto. Quindi, tecnologia anti-giallo e lascia anche la schiaritura molto neutra, molto pulita, perciò ci permette poi di tonalizzarla bene secondo i gusti della cliente, i gusti nostri come professionisti, miei, soprattutto i tuoi. Allora, approfittiamo anche per far vedere, che curiamo dettagli, no Stefano? Questo carrello che abbiamo realizzato è un carrello per il tecnico, perciò per avere tutte le nostre bacinelle fisse, ne possiamo mettere quante ne vogliamo, queste sono tutte spostabili a seconda del nostro lavoro. Siamo pronti per iniziare, Stefano? Mamma mia, come sei scaldato, sei preparato molto bene Davide questa mattina. Ci ho dormito la notte, ragazzi. Me lo immagino, per fare questa camminatura fantastica. Adesso per favore. Ecco, quindi, adesso lei vuole avere un contrasto, ma ha chiesto una cosa importante, non vuole vedersi più scura. No. Perciò non immaginiamo che i contrasti possano darci un effetto più scuro. Lo scopo del contrasto non è questo, lo scopo del contrasto è quello di originare e di andare ad amplificare il biondo, soprattutto nelle lunghezze, e dare un aspetto naturale di non crescita. Si potete notare la pulizia con cui Davide lavora. È una cosa molto importante all'interno del salone quando si creano questi lavori, soprattutto per non ottenere effetti di macchie, di ombreggiature diverse da quello che è la nostra mission di effetti naturali tra contrasti biondi e ombreggiature più scure. Assolutamente importante, Stefano. Fortunatamente il lavoro per i tecnici, per i coloristi, diventa sempre più impegnativo. E dico fortunatamente perché è ciò che ci caratterizza e il motivo per cui le clienti ci scelgono. Se non risolviamo i loro problemi, quelli veri, la cliente assolutamente ci sceglie e credetemi, non gli interessa più neanche del prezzo. Allora, il blonde ombre l'ho portato fino a metà, non lo porto fino alle punte. La cliente non vuole vedere la punta scura, vuole vedere la sfumatura, vedete, dall'attaccatura fino in fondo. Non schiarisce la base, siete tranquilli, lavora solo sulla parte bionda. Prodotto eccellente. E ricordatevi che il biondo fatto bene è uno dei colori più difficili da realizzare, ragazzi. Ok, proseguiamo. Sostanzialmente ci si muove secondo anche il lavoro precedente che la cliente aveva. Io qui lavoro con una tessitura che noi definiamo pizzicata, cioè vale a dire la tessitura che mi serve per ottenere un biondo in striatura. Rispettare sempre le lunghezze, noi abbiamo messo, vi ricordate, il protettivo, il Color Pro, però è importantissimo comunque, se non è necessario, non ripetere le schiariture dove non serve. Cerchiamo di sfumare bene e proteggiamo la struttura in questo modo. Un'occasione per utilizzare i pigmenti diretti. In questo caso noi abbiamo il Molecular, che è un pigmento diretto ad alta densità di pigmenti, cioè vuol dire che colora molto, una bella tenuta, ma tutti conosciamo la qualità dei pigmenti diretti, quella assoluta di dare luminosità. Noi in questo momento utilizzeremo questo colore e questo colore. Come vedete qui ci sono tre livelli perché ti fa vedere che il pigmento diretto, a seconda del livello dove lo posizioni, lui prende il colore del fondo. Questo è molto importante. Di solito i pigmenti diretti si usano per fare colori crazy, creste, queste cose qua. In realtà noi li usiamo molto sui biondi e in questo caso ci serve per ottenere una sfumatura più delicata. Ora non vi spaventate, perché se voi guardate questo pigmento diretto qua, che è un biondo platino ghiaccio, se noi guardiamo la crema addirittura è viola blu. Che bello. Quindi non vi spaventate. Una Winx. Misceliamo il 931, quindi questo è il 998, questo è il 931, perciò un colore caldo naturale per ottenere una sfumatura
il più delicata possibile, né troppo fredda né troppo calda. Andiamo a miscelare bene e questo ci aiuta adesso in un passaggio fondamentale del nostro lavoro. Una cosa importante, come avete notato, Davide usa sempre la bilancia per quello che sia qualsiasi lavoro che noi facciamo all'interno del salone. Allora, partiamo dal perimetro frontale, che come sempre è un punto molto delicato dove lavorare. Noi scegliamo per la nostra Ludovica, che è un po' preoccupata, ma oh, pure ci conosci Ludovica, perché sei preoccupata? Okay. Proprio perché mi conosco. Esatto. Allora, quindi la prima cartina la facciamo delicatissima in attaccatura. In faccia. Tenetela sempre bene in tensione. Importante, se scegliamo di fare le cartine, perciò di lavorare non a mano libera ma con la tessitura, perciò con il colpo di sole così definito, dobbiamo avere una tecnica che ci permette di arrivare molto vicino alla radice. Sembra strano, ma questo fa avere un effetto più naturale, contrariamente a quello che si potrebbe pensare. Ora vediamo invece l'utilizzo del blond ombre sulla base e del molecola, il prodotto pigmentante che abbiamo usato prima, con una caratteristica ancora fondamentale, che vedremo. Quindi io metto blond ombre, lo scuro 7, livello 7 in base, vedete che non mi preoccupo dell'attaccatura, non schiarisce, è esclusivamente creato per lavorare sul capello biondo, perciò lui non deve schiarire, non ci serve niente la schiaritura, ci darebbe un problema, la bionda non vuole la base calda. Ecco, per ottenere una sfumatura sulle lunghezze e andare a lavorare meglio, non vi spaventate del colore, andare a lavorare meglio all'interno, vedete, eccolo qua, sfumate il blond ombre col pigmento diretto, il risultato è eccellente. Chiaramente se fate questo si usa un'altra cartina, la si appoggia sopra e poi fate la figatura classica secondo il metodo che andate a utilizzare. Poi nelle cartine ognuno ha il proprio metodo, noi utilizziamo questo che è molto sicuro e procediamo. Stiamo finendo, parte vedete frontale, importantissima, lavorate sempre lungo il profilo dell'attaccatura, sempre lungo il profilo, questo vi dà un effetto molto più naturale, andare in direzione contraria rispetto al profilo, al perimetro frontale, ti fa avere un effetto a volte un pochino troppo duro. Vedete come si riesce ad applicare molto bene, il prodotto dà proprio una densità perfetta nell'uso della distribuzione col pennello. Altro aspetto fondamentale quando usate il blond ombre, perciò il prodotto di cui sostanzialmente stiamo parlando, è quello di lavorare sempre, come dicevamo prima, in attaccatura principalmente e in media lunghezza. Questo poi Stefano, a seconda di quanto vogliamo l'effetto, sì. Vedete? Ma l'altro aspetto, il prodotto deve lavorare sempre in diagonale lungo tutta la testa. La naturalezza di questo effetto che poi vedrete è proprio stato studiato per ottenere questi effetti con le varie tecniche che noi utilizziamo e dà un risultato ottimale e duraturo nel tempo senza virare assolutamente a nessun effetto indesiderato. Questa è la forza di blond ombre. Come avete notato, Davide ha finito l'applicazione. La parte posteriore è già pronta, ora andremo a sciacquare tutta la zona posteriore ultimando i tempi di posa. Logicamente una cosa molto importante è lavorare a zone in modo da poter avere un risultato ottimale quando si va a sciacquare il lavoro, partendo sempre da una zona e quando si va a sciacquare quella zona sarà la prima e così procederemo per quello che è tutto il lavoro. È molto importante rispettare i tempi. Assolutamente. Ricordate che lei da adesso starà in posa circa 15 minuti, mentre noi, come diceva Stefano, inizieremo già a sciacquare la parte posteriore. Ecco il co-wash. È co-wash perché 20% di parte lavante, 80% di parte trattante. Un capello quando è stato trattato con la decolorazione o con il colore è necessario lavarlo, ma la cosa più importante è condizionarlo. Questo prodotto fa tutte e due le cose in un colpo solo. Infatti
lo si applica anche sulle lunghezze punte. Di solito questo con uno shampoo non si fa, ma lui ha questa doppia funzione e ci garantisce la struttura perfetta o per essere asciugata o per essere tonalizzata, come faremo tra qualche minuto. Abbiamo preparato lo 012. Ok, ve lo facciamo vedere anche in cartella. E ora, dopo aver utilizzato Color Pro, protettivo importantissimo, riequilibra sempre il pH del capello, favoloso. Prima, come avete visto, della schiaritura, dopo la schiaritura, prima di tonalizzare. Ok, e poi andremo a tonalizzare con lo 012. Ok, grazie Stefano. Prego. Oggi ti... Io oggi farò da garzone a Davide Teami. Ma questo cappelletto però ti e mi piace molto questa cosa. Quest'area da Sanpei, eh? Sì, sì. Infatti finito qua, poi andremo a pescare, io e Davide. Sì, Sanpei lo conosciamo io e lui perché abbiamo 45 anni. I ragazzi magari non lo sanno, ma è un pescatore, questo è animato. Vabbè, lasciate stare, non importa. Oh. Ciao. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine. Stiamo risciacquando bene. Facciamo il co-wash e la nostra super... Giovica è pronta per l'asciugatura. Prima utilizzeremo SOS Airban, un prodotto che ci permette di distilcare, lucidare e nutrire soprattutto la struttura del capello. Andremo ad applicarlo su lunghezze e punte. Un prodotto che permette di ricompattare il capello dopo la decolorazione, riportandolo a una struttura naturale e molto idratata e lucida. Come potete notare e vedere durante già l'asciugatura, la lucidità e la corposità soprattutto della struttura del capello. Ora utilizziamo l'iPro che ci permette di andare a chiudere ulteriormente le squame del capello, dando un effetto lucido e idratato, e il capello, come potete notare, è molto strutturato e ha un effetto di lucidità, naturalezza. Devo fare i complimenti anche per l'applicazione. Sei bionda, Aldo. Perfetta. Come potete notare, il gioco di ombra e di luce che volevamo valorizzare. Un fattore fondamentale, le ombre non si devono vedere come dei segni, devono essere qualcosa di nascosto che va a implementare l'aspetto del biondo, lo rende più raffinato e più elegante. Questo è lo scopo, non è fare delle strisce scure. Come potete notare, si nota proprio una lucidità estrema, come dicevamo prima, e come ha detto Davide ora, l'effetto di ombre e luce molto naturali. La vera prova di qualità, di risultato e di soddisfazione per la cliente è quando io effettivamente vado a rilavare una, due, tre volte, passa un mese, due mesi, da lì mi rendo conto, nel momento in cui il colore ovviamente tende a degradare, come lascia il capello. Beh, il Blonde Ombre lascia un capello perfetto, degrada naturalmente, quasi come fosse una base effettivamente naturale. Perciò non ci sono viraggi nemmeno dopo, Stefano. Save My Blonde, questo è dedicato al capello decolorato, è specifico, ha un applicatore che serve per far sì che la cliente non butti tutto lo shampoo sulle mani quando è in doccia e poi fa questo, ma che possa semplicemente, senza fare divisioni strane, in doccia applicare, sposta i capelli, mette goccioline di shampoo e massaggia, non c'è spreco, ma soprattutto è applicato nelle quantità giuste. Questo aspetto ci garantisce sicuramente un risultato eccellente, si lava i capelli e avrà un ottimo risultato. Consigliamo a lei anche la maschera intensiva, eccola qua, l'Hair Mask, una maschera assolutamente nutriente, tende a mantenere il capello compatto e riempito. Questo avete visto, è il prodotto che abbiamo usato prima dell'asciugatura e questo dopo. Cos'ha di particolare, Stefano, questo? Perché ho visto che l'hai usato tanto. Ok, questo mi permette veramente di dare una splendida lucidentezza e idratazione al capello durante l'esecuzione del lavoro. Non appesantisce assolutamente il capello, come potete notare.
e va a chiudere soprattutto questo effetto che vedete sulle punte, molto idratato, molto lucido e compatto. E poi andrà in ferie sicuramente Ludovica, noi abbiamo, ci abbiamo pensato, Ludovica non pensare, l'abbiamo fatto in travel size, sono dei campioncini, in realtà sono anche campioni da viaggio, guarda che carini. Che carini. Hai visto? Sì. Li vuoi? Sì. Li avrai. Sì. Ok, bene, ragazzi, vi salutiamo da Ludovica. Ciao. Da parte di Davide Teami. Di Stefano Bugada, ragazzi, alla prossima volta, buon e lavoro. E ricordatevi che Blonde Ombre è il prodotto per voi. È il prodotto per voi, ma lo fa rimanere. Vabbè, ciao ragazzi. Ciao. Va bene così.